Ma sì, no, ma poi è vero perché col fatto che il campionato comincia fine agosto, i primi di settembre, c'è ancora tempo per fare mercato, cioè il Napoli si può rinforzare, la Juve pure, si possono ancora tutte rinforzare, sì, ma c'è tempo, oramai siamo nel 2022, ci sono tutte le, diciamo, le comodità del caso, oramai i campionati non sono frettolosi, non iniziano, ma il mondiale è un mondiale d'estate, ci godiamo l'estate, barbecue, sì, ti inviterò. A cena? No, no, ma il mondiale d'estate, in Qatar è d'estate. Come d'inverno, scusa, ma allora, ma si blocca il campionato se lo metti d'inverno? Ma il campionato va fatto. Ma se comincia a fine agosto, poi dopo non c'è tempo per fare le giornate. Come comincia a metà agosto? Il 13 agosto? Ma quando mai? Aspetta che controllo. Ti richiamo. Il campionato comincia il 13 agosto. E quindi c'è già da sapere chi lo vince. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, andremo a predittare la classifica della Serie A 2022-2023. Perché mi è stato detto da questo mio amico che comincia subito. Io ovviamente non lo sapevo. Per cui dobbiamo andare a fare la prediction. E quale migliore giorno di oggi? Una giornata di sole, ma soprattutto una giornata di calciomercato. Andiamo a fare la prediction del campionato di Serie A. Ragazzi, quest'anno campionato intrigato, perché appunto, come ha detto il mio amico al telefono, c'è il mondiale, per cui blocca ci sono due parti divise in questo campionato. Quindi come si fa? Le squadre devono essere più folte, devono avere più giocatori, e infatti il campionato comincia prima. Parla del Napoli. Vabbè, andiamo avanti, non mi stavo dilungando in discorsi, diciamo, troppo napoletani per il mio genere. E ragazzi, bisogna proiettare questa Serie A. Come facciamo? Come facciamo a proiettare questa Serie A? La proiettiamo una per una. Partiamo dalla retrocessione, ragazzi. Tre squadre retrocederanno in questa Serie A. Solo tre andranno fuori dal campionato di Serie A prossimo, ma le altre restanti 17 si salveranno, potranno avere degli obiettivi, potranno raggiungere degli obiettivi, potranno avere dei successi, potranno vincere partite, ma tre squadre non possono scappare alla retrocessione. E allora io quali ho selezionato? Quali squadre ho condannato alla retrocessione? Partiamo dalla ventesima, l'ultima squadra che arriverà in questo campionato. Ho scelto la Cremonese. La Cremonese, secondo me, ragazzi, non si ripresenterà e non potrà essere ai livelli delle altre squadre perché le risorse economiche sono troppo poche rispetto alle altre squadre. Non ha creato una squadra, secondo me, che può salvarsi in Serie A. Adesso io non so se arriverà proprio ventesima. Io l'ho messa ventesima, però secondo me la retrocessione della Cremonese è assicurata. Andiamo alla diciannovesima. La diciannovesima, ragazzi, sono andato a mettere la Salernitana. Salernitana che l'anno scorso si salva con un miracolo, ma quest'anno secondo me non può ripetersi. Secondo me non si ripeterà per il semplice motivo che comunque Davide Nicola stava facendo e ha fatto un grande lavoro, però questi miracoli avvengono un anno e poi l'anno scorso comunque all'ultima ti sei salvato perché il Cagliari si è mangiato le cose più clamorose a Venezia, per cui secondo me Salernitana che ha anche perso qualche giocatore e che secondo me non si ripresenterà nella prossima Serie A, per cui Salernitana 19esima. Ultima retrocessa, per cui la terz'ultima, la diciottesima, il Lecce ho messo. Lecce che secondo me è una squadra superiore sicuramente rispetto alla Cremonese, perché comunque ci sono giocatori come Strefezza che possono portarti un po' di qualità. Potrebbe anche prendere Zerbin, per cui puoi avere un po' più di qualità. Però anche il Lecce, ragazzi, non la vedo ancora preparata per il campionato di Serie A. Per cui le tre retrocesse, Cremonese, Salernitana e Lecce, ragazzi. Così. Peccato. Adesso vediamo se ci indovinerò. Cremonese, Salernitana, Lecce. Adesso passiamo dalla sedicesima in poi. Queste squadre che si salvano pelo pelo, ma a volte non raggiungono manco nessun obiettivo e rimangono sempre al centro di quella classifica là. Sedicesimo ho messo lo Spezia, che secondo me con Cioff, con l'allenatore, scusate, non mi ricordo il nome adesso, non so se era Cioffi, ma Cioffi anzi. Cioffi è del Verona, per cui mi sono sbagliato e chiedo scusa. Lo Spezia, secondo me, arriverà sedicesimo e si salverà, perché alla fine diciamo che ha quella squadra che
non la vedo così male, anche un buon allenatore, per cui secondo me lo Spezia alla fine riuscirà in qualche modo, come gli altri anni, a salvarsi, sempre nelle ultime giornate. Quindicesima a malincuore per i tifosi, ho messo la Sampdoria, perché la Sampdoria potrebbe lottare con obiettivi più importanti, però l'ho vista in Coppa Italia con la Regina e l'ho vista veramente a terra, per cui secondo me la Sampdoria arriverà a quindicesima. E Giampaolo non riuscirà a far fare il salto di qualità a questa squadra. E secondo me potrebbe anche essere l'ultimo anno di Giampaolo, perché appunto quindicesimo sicuramente non soddisferà le richieste della società. Sampdoria quindicesima, quattordicesima ho messo l'Udinese, squadra che secondo me arriverà intorno a quelle posizioni lì. Tredicesima, ragazzi, sono andato a mettere il Verona. Verona che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato con allenatore Tudor, con giocatori come Simeone, Barak, però ragazzi quest'anno l'allenatore se n'è andato e Cioffi, è arrivato Cioffi, però secondo me non è ai livelli di Tudor come allenatore. Simeone probabilmente se ne andrà, Barak potrebbe andarsene, Ilic potrebbe andarsene, se ne sono andati diversi, Casale se n'è andato, per cui perde un pezzo alla difesa. Faraoni comunque sì, ci sta, però non è che da solo può fare la differenza. Ragazzi, il Verona ha perso tanti, tanti, tanti tasselli, per cui secondo me Verona che andrà a finire tredicesima in classifica. La dodicesima, ragazzi, la dodicesima sono andato a mettere il Bologna. Il Bologna secondo me è lo stesso discorso del Verona. Ha perso tanti, tanti pezzi. Svanberk, potrebbe perdere Arnautovic, Orsolini, comunque... Diciamo che anche ha perso Theat, Ikay, ne ha persi tanti, ragazzi, giocatori che l'anno scorso sono stati decisivi, li ha persi tutti, per cui secondo me non può puntare come il Sassuolo e la Fiorentina magari più alto, per cui Bologna dodicesimo, che comunque alla fine farà un campionato onesto. L'undicesima, ragazzi, sono andato a mettere quella che secondo me potrebbe essere la rivoluzione del campionato, il Monza di Berlusconi e di Adriano Galliani. Il Monza, ragazzi, ha acquistato tanto, è partita forte in Coppa Italia vincendo 3-2. Secondo me il Monza potrebbe, vincendo, acquisire fiducia e acquisire il fatto che comunque sia una squadra che vuole rimanere in Serie A a tutti i costi e può farlo tranquillamente, secondo me, perché è molto superiore rispetto alle altre squadre che ha dietro. Per cui secondo me Monza, che alla fine si rivelerà una rivelazione del campionato, come undicesima in classifica. Vado a metterci il Monza. Le prime 10, ragazzi, abbiamo visto le ultime 10, ricapitolando: Cremonese 20esima, Salernitana 19esima, Lecce 18esima, Empoli 17esima. Non avevo detto l'Empoli, Empoli 17esima, Spezia 16esima, Sampdoria 15esima, Udinese 14esima, Verona 13esima, Bologna 12esima, Monza 11esima. Passiamo alle prime 10. Decima sono andato a mettere una squadra che in questo mercato estivo ha avuto molti problemi. Ci sono stati dei litigi, ci sono stati degli addii, ci sono state delle problematiche con il riscatto dei giocatori, ma rimane un allenatore solido con una squadra solida. Il Torino di Juric. Torino di Juric che secondo me arriverà decimo in campionato e alla fine riuscirà a portarsi a casa un campionato onesto. Ma credo che questo sarà l'ultimo anno di Juric perché potrebbe appunto... Col fatto che non va d'accordo con la società, potrebbe essere l'ultimo anno. Nona, vado a mettere il Sassuolo, perché il Sassuolo secondo me si riconfermerà a alti livelli. Però perde Scamacca, con tutta probabilità perde Gasparori, Traoré si è fatto male, Berardi non è detto giochi con la stessa voglia perché vuole andare via. Hai perso dei tasselli in avanti importanti, per cui potresti fare sicuramente un campionato comunque bello, perché il Sassuolo sugli acquisti ci prenderà forse Pinamonti, farà un ottimo campionato alla fine, però non può secondo me salire di quel livello ed andare a puntare all'Europa come ha fatto la Fiorentina nella stagione scorsa. A proposito di Fiorentina, l'ho messa ottava. Secondo me la Fiorentina, nonostante l'acquisto di Jovic, nonostante l'acquisto di Dodò, e alla fine c'è stato un miglioramento della squadra, Mandragora. Secondo me le prime sette alla fine rimangono superiori e secondo me alla fine la Fiorentina non si riconfermerà ai livelli, diciamo, di quella dell'anno scorso, secondo me. Ma non perché non è più forte di quella dell'anno scorso, è perché quest'anno ha anche la Coppa e quest'anno comunque c'è un'Atalanta senza coppe che secondo me alla fine l'Atalanta arriverà sopra la Fiorentina. A proposito dell'Atalanta, l'ho messa settima. Atalanta secondo me in conference, ragazzi.
Atalanta in conference perché secondo me non si è rinforzata più di tanto in questo mercato e c'è da dire che però sarà avvantaggiata molto dal fatto che gioca la domenica e la domenica dopo, perché l'Atalanta non fa le coppe quest'anno, per cui potrebbe essere avvantaggiata e potrebbe, se vuole, tornando con il gioco dei vecchi tempi di Gasp, potrebbe tornare, secondo me, a riprendersi quelle vette alte. Nulla di certo, ragazzi, questo campionato è combattutissimo. Sesta. Primo posto per l'Europa League. Sesta. Sono andato a mettere la Lazio di Sarri, che secondo me, nonostante l'anno scorso ha fatto il quinto posto, quest'anno la vedo sesta. Ma non lo stesso discorso a Fiorentina. Non perché è più scarsa, anzi è più forte l'anno scorso. Ma perché davanti ci sono squadre che, se fanno il mercato giusto e lo completano, possono far meglio. Quinta, ragazzi, ho messo il mio Napoli, l'ho messa quinta, che alla fine arrivi quinto o arrivi sesto, cambia poco, per cui se la Lazio arriva a quinta e il Napoli sesto o il Napoli quinto e la Lazio sesta, non cambierà molto perché vanno in Europa League tutte e due. Napoli quinto però a patto che il Napoli non completi il mercato come dico io, perché io sto facendo questo video a mercato non completato, il Napoli ha molto da completare, deve prendere il portiere, deve prendere il secondo portiere, deve prendere l'attaccante. Un centrocampista, cioè, ragazzi, il Napoli per ora con questa cosa qui la va a mettere quinta. Ma se fa il calciomercato che io dico, può lottare tranquillamente per il quarto, terzo, secondo e primo posto. E lo dico qui. Per cui Napoli al momento, con la squadra del momento, la vedo quinta. La quarta in campionato, ragazzi. Posti Champions. I primi quattro posti Champions. Sapete che oramai le quattro squadre che mancano sono Roma, Juve, Milan e Inter, perché andate per esclusione, sono queste qui. Ma andiamo a vedere il posizionamento di queste squadre. Perché il posizionamento mi dice al quarto posto, alla fine ci sono andato a mettere la Roma. Roma che l'anno scorso arriva sesta in campionato, non fa un bel campionato. La Roma l'anno scorso obiettivamente non ha fatto per niente un bel campionato. Ma l'acquisto di Dybala, non ha venduto nessun titolare. Wijnaldum, Matic, ora Belotti, cioè ti sei rinforzata tantissimo. È una squadra che quest'anno la Roma non ha scuse. Mentre il Napoli ha scuse perché ha perso una marea di giocatori, la Roma non ha scuse, beh, non ha perso nessuna solo acquistando. Se la Roma quest'anno non arriva in Champions, è una gran figuraccia. Roma quarta, e secondo me è Roma che ha una squadra per ambire anche al terzo o secondo posto. E non dico primo per non azzardare, per non spingermi troppo, perché non mi piace spingere troppo. Ma Roma che può puntare anche al terzo o secondo posto. Ne rimangono tre, ragazzi. Inter, Juve e Milan. La terza in campionato, ragazzi. Tutti rimarrete stupiti perché tutti l'avete messa l'avete messa prima o seconda. Ma la terza, secondo me, è l'Inter, ragazzi. L'Inter, ho visto un precampionato in difficoltà. Io devo anche valutare in base al mercato e al precampionato. Inter che soffre tanto difensivamente. Inter che ha De Vrij che non sta bene. E Skriniar in bilico. Io sto facendo questo video con Skriniar che ancora non se n'è andato. E non so se se ne andrà. Ma ragazzi, se l'Inter tiene Skriniar, secondo me alla fine arriva o terza o seconda. O terzo o seconda. Ragazzi, se va via Skriniar, l'Inter lotterà per andare in Champions, secondo me. Se Skriniar va via dall'Inter, l'Inter lotterà per arrivare quarta. Ma non sto, cioè, non voglio dirvi un'utopia per l'Inter, è una squadra secondo me formidabile. Ma senza Skriniar rischi di fare un botto clamoroso, secondo me. Senza Skriniar hai la difesa che è una scommessa, come quella del Napoli. E come quella della Lazio. Cioè, fondamentalmente, se l'Inter perde Skriniar, ha la difesa che è una scommessa come quella del Napoli e come quella della Lazio. E come quella della Juve. È così. E per cui, se non perdi Skriniar, puoi lottare per i primi tre posti. Se perdi Skriniar, devi stare attento ad arrivare in Champions. Le prime due, ragazzi, rimangono Juve e Milan. Dico che intanto voglio andare a valutare le due squadre. Milan che secondo me è rimasta forte, solida, e sarà secondo me la difesa migliore del campionato. Milan che alla fine si terrà un bel posto in classifica perché secondo me arriverà o seconda o prima. Milan che si è rinforzata, ha preso De Ketelaere, ha rinforzato quei punti dove gli mancavano i giocatori, ha fiducia soprattutto con lo scudetto vinto e potrebbe andare a ripetersi. Juve che ha acquistato tanti giocatori, Di Maria, Pogba, ritornerà a Chiesa,
Juve che secondo me, ragazzi, succede una cosa: partirà forse un po' sottotono per via degli infortuni, ma poi la Juve, se va in rotta di lancio, non si ferma più, potrebbe fare filotto. La seconda di questo campionato, secondo me, è il Milan. Milan che secondo me arriverà secondo. E io, la prima di campionato, oramai la sapete, vado a mettere una Juventus vincente. Vado a mettere una Juventus vincente. Quindi, ricapitolando i primi quattro, Roma, Inter, Milan e Juve. Juve che secondo me alla fine sarà vincente per il semplice motivo che alla fine i giocatori acquistati sono tanti, la mentalità comunque, la voglia di ripetere, la voglia di riprendersi questo scudetto, la voglia di rilancio secondo me sarà tanta, il Milan qualche partita la sbaglierà, l'Inter, vi ho fatto già il discorso della difesa, la Roma comunque dovrà cercare di entrare in Champions, Juve che alla fine la spunterà. L'ho detta ragazzi, ho detto e vediamo se sarà giusta. Ragazzi, io vi saluto. Vi ringrazio, lasciate un commento qui sotto, scrivete tutta la vostra classifica di questo campionato, lasciate like al video, iscrivetevi al canale per non perdervi i contenuti del Bomber Mata. E poi ragazzi, buon campionato a tutti, dico solo questo, buon campionato a tutti!